Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il mercoledì 10 di febbraio del 2021. Noi quest'oggi continueremo a leggere la parola del Signore. Noi siamo nel libro di Esodo, siamo soltanto all'inizio, quindi mi raccomando non perdere neanche una puntata. Da lunedì al venerdì a mezzogiorno leggiamo la Bibbia insieme. Inoltre tu puoi pregare con me tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 7 del mattino sempre su questo canale Potenza nella preghiera Alba Nuova. Prega, mandami le tue richieste di preghiera e io pregherò al Signore insieme a te e per te. Pregheremo a Dio nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Ebbene, noi, come ho detto, questa giornata, questa mattinata, noi leggeremo Esodo capitolo 4 e capitolo 5. Esodo capitolo 4, la parola del nostro Signore, che dice: Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non mi ubbideranno alla mia voce, perché diranno, il Signore non ti è apparso. Il Signore gli disse, che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose, un bastone. Il Signore disse, gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè, stende la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore gli disse ancora, mettiti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco, la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse, rimettiti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non ti daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore, ahimè, Signore, io non sono un oratore. Non lo ero in passato e non lo sono da quando tu mi hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca, ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse, ti prego, Signore, manda il tuo messaggero per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè e gli disse, non c'è Aarone, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene e per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora, prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò dietro suo suocero e gli disse, lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e veda se sono ancora vivi. Jetro disse a Mosè, va in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian, va e torna in Egitto, poiché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone
tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva, se tu rifiuti di lasciarlo andare, ed ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Mentre Mosè era in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello toccò i piedi di Mosè dicendo, «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto «sposo di sangue» a causa della circoncisione. Il Signore disse ad Araone, «Va nel deserto incontro a Mosè». Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Araone tutte le parole che il Signore gli aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Araone dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli israeliti. Araone riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione. Si inchinarono e adorarono. Esodo capitolo 5. Dopo questo, Mosè e Aarone andarono dal Faraone e gli dissero, «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto». Ma il Faraone rispose, «Chi è il Signore che io debba udire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele». Essi dissero, «Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada». Allora il re d'Egitto disse loro, «Mosè e Aarone, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che io vi ho imposto». Il Faraone disse, «Ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti». Perciò, questo stesso giorno, il Faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti. «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per i mattoni. Vadano essi a raccogliersi la paglia». Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello senza badare a parole bugiarde. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo, «Così dice il Faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia, dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla». Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori sollecitavano dicendo «Completate il vostro quantitativo giornaliero, come quando c'era la paglia». I sorveglianti degli israeliti che gli ispettori del Faraone avevano preposti furono percossi. Fu loro detto, perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima? Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal Faraone dicendo, perché tratti così i tuoi servi? Non date più la paglia ai vostri servi, ci dite, fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. Egli rispose, siete dei pigri, per questo dite andiamo a offrire sacrifici al Signore.
Ora andate e lavorate. Non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotte al mal partito perché si diceva loro: non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostevi giorno per giorno. Uscendo dal faraone incontrarono Mosè e Aarone che stavano ad aspettarli e dissero loro: il Signore volga il suo sguardo su di voi e vi giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dal Signore e disse: Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Parola del Signore. Quindi noi questa mattina noi abbiamo letto la parola del Signore in Esodo capitolo 4 e capitolo 5. Io ti aspetto domani quando noi continueremo la lettura della parola di Dio e sicuramente sarà un tempo benedetto in cui tu potrai davvero essere accolto nella parola del Signore e il Signore parlerà alla tua vita. Domani a mezzogiorno io ti aspetto perché tu possa leggere davvero la parola del Signore. Dio ti benedica, a domani.